Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri e accusato di aver massacrato di botte l'amica che lo aveva rifiutato. Sentite. Picchiò la giovane amica dopo essere stato rifiutato. Lei, 19 anni, residente a Campi Bisenzio, finì al pronto soccorso con un braccio e un polso rotti, con il setto nasale e l'osso mascellare fratturati, senza più un dente e con altri spezzati. Nel pomeriggio di ieri, a 9 mesi dalla brutale aggressione, è finito agli arresti domiciliari un macedone di 26 anni, residente a Carmignano, accusato di lesioni aggravate. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Signa, che hanno eseguito la misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato su richiesta del sostituto Laura Canovai. Il fatto risale al 2 ottobre dello scorso anno. Sia la vittima che il suo aggressore facevano parte della stessa compagnia e in gruppo uscirono quella sera per trascorrere qualche ora in un pub a Campi Bisenzio. Secondo il racconto fatto dalla ragazza, il macedone la invitò a staccarsi dal gruppo e a salire con lui in auto per andare verso Carmignano. A scatenare la follia sarebbe stato il rifiuto di lei a concludere la serata a casa del giovane. Feroce il pestaggio. La vittima, lasciata a terra con il volto trasformato in una maschera di sangue, trovò la forza di chiedere aiuto agli amici, che la raggiunsero subito e la portarono al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Qui il racconto dell'aggressione subita, una versione dei fatti prima confusa a causa dello stato di forte shock, poi ricostruita meglio e confermata nei giorni seguenti. Le indagini disposte dalla procura e affidate ai carabinieri hanno fatto il resto. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori, un anello particolare che il giovane portava la sera dell'aggressione e la cui forma ha lasciato il segno sul viso della vittima. È caduto dalla finestra al secondo piano di un albergo della città e ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi. La vittima è un ragazzo di 18 anni proveniente dal nord Italia che verso le 18:30 di ieri è stato soccorso da un'ambulanza della Croce d'Oro e dalla polizia. È successo nella zona est di Prato. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un gesto volontario da parte del giovane che occupava la stanza dell'albergo già da qualche giorno. Sembra che fosse in città per motivi di studio. Dai primi riscontri pare escluso il coinvolgimento di altre persone. Furto notturno al centro estetico Light Beauty Boutique in Viale Montegrappa a Prato. I ladri sono entrati la scorsa notte forzando la porta. Una volta dentro hanno portato via la telecamera di sicurezza, la cassa con dentro circa 200 euro, un tablet e un telefonino. I malviventi potrebbero essere stati disturbati dall'allarme che è entrato in funzione, ma hanno fatto comunque in tempo a rovistare negli armadietti e a mettere a soqquadro tutti i locali. L'attività è aperta da una decina d'anni e quello della scorsa notte è il quinto colpo che subisce. Stamani i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Sempre stanotte in zona è stato preso di mira anche il negozio di una parrucchiera e furti sono stati messi a segno sulle auto in sosta. Il deputato pratese Antonello Giacomelli diventa commissario dell'AGCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Eleonora Barbieri. Il deputato pratese del PD Antonello Giacomelli è stato nominato commissario dell'AGCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lo ha eletto ieri pomeriggio la Camera dei Deputati con 211 voti. Al Parlamento infatti spetta la nomina di 4 commissari, metà alla Camera e metà al Senato, di questa potente autorità amministrativa indipendente con poteri di regolazione e garanzia, il cui presidente è invece proposto dal Governo. Dopo tali scelte, le nomine definitive vengono conferite direttamente dal Presidente della Repubblica. Il collegio rimane in carica per 7 anni. Giacomelli dovrà lasciare la politica attiva e dimettersi da parlamentare. Al suo posto entrerà Luca Sani della zona di Grosseto per poter svolgere appieno il suo ruolo in AGCOM, ente che assicura la corretta concorrenza degli operatori sul mercato e tutela il rispetto del pluralismo e dei diritti fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste. Un settore delicato e strategico che Giacomelli conosce bene, prima come giornalista e direttore dell'emittente toscana Canale 10 e poi dal 2014 al 2018 come sottosegretario con delega alle comunicazioni nei governi Renzi e Gentiloni. In quel periodo ha promosso l'adozione del piano Bull e la riforma del canone Rai. Si è occupato della riforma della governance Rai, del rinnovo della concessione del servizio pubblico e ha promosso la sperimentazione del 5G. Alle sue spalle c'è una lunga carriera politica, 58 anni, sposato
avvocato, padre di tre figli, è stato presidente della Fondazione Teatro Metastasio, che diventa sotto la sua gestione stabile per la prosa della regione toscana. È stato vice sindaco di Prato con delega al bilancio e alle partecipate con Fabrizio Mattei sindaco. È parlamentare dalle suppletive del 2004, eletto alla Camera dei Deputati. L'assemblea dei soci di Estra ha confermato l'intera dirigenza che in questi ultimi anni ha guidato la Multiutility Toscana. L'assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione. Presidente è stato confermato Francesco Macri, amministratore delegato Alessandro Piazzi e direttore generale Paolo Abati. Completano il consiglio di amministrazione la consigliera delegata Anna Scrosta in rappresentanza del socio Viva Servizi e la consigliera Roberta De Francesco. Parliamo di elezioni regionali. Mauro Lorenzini, ex sindaco di Montemurlo, ritira la candidatura. Non voglio essere causa di spaccature nel PD. Ultimi ritocchi invece per Italia Viva e per Sì Toscana a sinistra. Eleonora Barbieri. Mauro Lorenzini rinuncia alla candidatura alle elezioni regionali nella lista provinciale del PD. Lo fa in nome dell'unità e del bene del partito. La decisione è già stata comunicata al segretario provinciale dei Democratici, Gabriele Bosi, con cui l'ex sindaco di Montemurlo nei giorni scorsi ha avuto un colloquio. Forte di 10 anni di buon governo sul territorio e con un bel bagaglio di consenso personale, la sua presenza in questa lista non era ben vista dal partito per il potenziale disturbo che avrebbe potuto arrecare a Nicola Ciolini e Laria Bugetti. Consiglieri regionali uscenti a caccia di riconferma. Non voglio essere un elemento di rottura, afferma Lorenzini. La mia candidatura avrebbe spaccato il partito e invece ritengo che ci sia bisogno di unità. Ho anteposto l'interesse generale a quello personale. Lavorerò con il PD anche durante questa campagna elettorale perché stimo Ilaria, Nicola e Marco Martini, che ho appoggiato firmando la sua candidatura. 66 anni, neopensionato, zingarettiano, Lorenzini è uno che ama parlare chiaro. Lo fa anche stavolta rivolgendosi al suo partito e guardando con grande interesse a un posto nella segreteria provinciale. Dobbiamo tornare a parlare alla nostra gente. Il lavoro, lo sviluppo del territorio e i bisogni delle persone sono temi caldi che non stiamo affrontando. La segreteria ha prodotto poco in merito. Mi batterò perché si torni a confrontarci con la gente, con gli operai, con i commercianti e con gli invisibili per rimettere in piedi una sinistra che batta la destra di Salvini. Diamo ora un'occhiata in casa Italia Viva, che in attesa di sapere se ci sarà l'alleanza con Demos e Più Europa, ieri sera in assemblea provinciale ha ufficializzato la lista dei candidati che prenderanno parte alla competizione elettorale del prossimo 20 settembre. Si tratta dei coordinatori provinciali Antonio Longo e Gabriella Massagni, Franco Ganugi e Donatella Colao. I nomi al momento sono solo 4 per tenere 2 posti liberi agli eventuali alleati. Ultimi ritocchi alla lista anche per Sì Toscana a sinistra, che riunisce partiti e movimenti di questa compagine e varie liste di cittadinanza a sostegno della candidatura a presidente di Tommaso Fattori, consigliere regionale uscente. Stasera si riunirà il coordinamento politico per approvare i 6 nomi, tra cui è dato per certo quello del coordinatore uscente Tommaso Chiti. Sono 100 i reati accertati dalla Polizia Provinciale nei primi 6 mesi dell'anno. A farla da padrone è ancora la tutela dell'ambiente. È su questo settore, in linea con il trend degli anni scorsi, che si concentrano gli sforzi, soprattutto riguardo al mancato rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti. Seguono poi tutti gli altri ambiti, tra cui la caccia, con interventi mirati anti-bracconaggio, e la tutela degli animali, mentre sono ancora molte le infrazioni al codice della strada e nei mesi scorsi le violazioni alle norme sulla limitazione agli spostamenti a causa dell'emergenza coronavirus. In occasione dell'illustrazione del bilancio del primo semestre, il presidente della provincia Pugelli ha annunciato l'assunzione di un nuovo agente che andrà a rinforzare l'organico attualmente composto da 9 unità. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito, arrivederci.